cante, balle, donne, vino, cene, finché una volta, mentre andava con la brigata degli amici, si ferma. E gli amici tornano per capire come mai si è fermato. E lo trovano in uno stato di catatonia, diciamo così, di sonnambulismo cosciente. E non capiscono questa improvvisa immobilità di San Francesco, di Francesco, che gli è successo. Ed ha una specie di visione, come capita a molti santi, molti, San Paolo. E da quel momento Francesco cambia totalmente, senza dire niente a nessuno. Però il suo comportamento si radicalizza al contrario. Da uomo che spendeva cifre enormi per se stesso e per godimento, prende di nascosto, pare con l'aiuto della madre, gli stessi soldi per darli ai poveri. Scopre la povertà, più o meno come Buddha scopre la sofferenza, proprio la catatonia, la metanoia, il cambiamento radicale, l'alterazione, poi lo vedremo con Sant'Ignazio. E da quel momento, in maniera forse innata, morbosa, folle, nel senso cristiano del termine, folle di Cristo, come dicono i russi, non passa un attimo che non va ad aiutare i poveri. Tutto ciò che ha, non suo, del padre, ma è giovanissimo, 22 anni, 23, lo deve, di nascosto. Finché la cosa si viene a sapere, ovviamente il padre capisce che c'è qualcosa che non va e lo rimprovera espressivamente. E Francesco si blocca, non vuole essere mutato, vuol fare quel che sente di fare, vuol dare tutto ciò che è. E il padre gli intenta un processo per dire: questo che tu stai dando non è tuo, è mio, tu non puoi darlo agli altri. Il vescovo, che aveva capito che questo ragazzo, suo giovanissimo, aveva qualcosa, un fervore supremo, dice a Francesco che sì, deve dare le cose al padre, deve restituire quello che è del padre. Allora Francesco li abbandona, passa in un'altra stanza, si spoglia nudo, prende i vestiti, glieli dà al padre, dice: questi sono tuoi e te li tieni. Da questo momento tu non sei mio padre, io non ti devo più niente. Ecco, è il famoso la spogliazione di San Francesco, che è reale, cioè si denuda totalmente, pubblicamente, perché il processo era pubblico, ed è uno scandalo. La famiglia era la più ricca dell'Umbria, una delle più ricche famiglie dell'Umbria. Il padre era un cervello, e da quel momento in poi, insieme a pochissimi amici, a chi gli chiedeva, prima devo dire di questa spogliazione, dice: ma perché stai così incantato come se vedessi chissà che pensi, che ti vuoi sposare? E allora Francesco risponde con quella che poi sarà la sua famosa affermazione continua: sì, dice, sì, c'è una moglie meravigliosa ed è Madonna povertà, si sposa con la povertà.
E da questo momento in poi ha luogo una delle vite più incredibili che si possa immaginare. Perché, attenzione, non è per nulla un uomo modesto e umile, o meglio ancora, è umile nella grandezza. Perché qui bisogna chiarire qualcosa sui santi. Quando il santo si considera niente, questo la gente non lo capisce, si considera il più grande dei niente. Vale a dire, bisogna capire la santità in questo senso. Quando un santo dice sono il servo dei servi, sono un uomo che non è neppure di qualità di baciarsi i piedi, attenzione, è come Franz Kafka, il quale era l'ultimo degli uomini, ma come ultimo degli uomini era il più grande degli ultimi degli uomini. Aveva la grandezza al contrario dell'essere ultimo, era l'ultimo estremo, il grande ultimo, il più grande degli ultimi. Questa è la santità, questo è San Francesco. Bisogna capire, questo era ambiziosissimo, voleva primeggiare, si metteva il cavallo più bello, i vestiti più belli, si ornava d'oro, non sapeva come era, un esibizionista incredibile. Come poi dirà Ignazio, che si conosceva bene anche egli, poi lo vedremo, fai della cosa massima il massimo dei minimi. Cioè tu sei ambiziosissimo, sì, ambiziosissimo nel non esserlo, ma nel non essere ambizioso al massimo tu raggiungi il massimo, non so che mi spiego. Come Kafka, nell'essere un insetto, quindi l'ultimo degli uomini, era il massimo degli ultimi degli uomini. Questa è una cosa importantissima nella santità, perché noi crediamo che la santità sia modesta, ma non per nulla, è un'ambizione capovolta. È l'ambizione dell'essere utile, dell'essere il massimo del servitore, il massimo della novità. Ed in verità è così, perché devo dire che l'uomo è tanto più grande quanto più si sente nessuno. Questo ha capito meravigliosamente Pascal e in maniera opposta Leopardi, che sono tra i massimi uomini che hanno capito questa grandezza del non comprendersi con l'unità. E San Francesco diventa nulla, lumine, umile, umile. Il servitore di tutti gli altri uomini. Non vive altro che per fare il bene. Non vive altro che per soccorrere, per amare e come è stato detto dal maestro Renan, è il per dopo Cristo e il cristiano per eccellenza. Io direi è il secondo Cristo, malato, piccolissimo, magro, aveva subito la prigionia in Perugia, soffriva ai polmoni e poi morirà per questo. Passa i pochi anni della sua vita, morì giovanissimo, a viaggiare e a soccorrere, ad aiutare. Si circonda di fedeli magnifici anche loro e predica la povertà. L'uomo intanto può servire Dio in quanto non serve mammona. Prende alla lettera quello che aveva detto Gesù Cristo. Non si può dire a Gesù Cristo avete due padroni, o Dio o mammona. Lui prende, perché erano Gesù? Sono persone serie, prendono sul serio le cose, non sono buffoni. E da quel momento fino all'estremo, fino al momento della morte, vivrà e girerà l'Europa. Andrà nel Medio Oriente, parli anche con i rappresentanti islamici, sultano, e che cosa
per tutto ciò che esiste. Cioè Francesco restituisce all'umanità il paradiso terrestre. Ecco, questo è Francesco. Francesco è un uomo che non vede la realtà, vede il suo sogno della realtà. E il suo sogno è questo, che io amo indipendentemente dall'essere amato, come Cristo. Che è il vero amore? Che significa mi ami? Mi ami se io ti amo? Ma che senso ha questo? Io amo con te, ma questo è il cristiano, il Cristo. E a parte oggi santi meravigliosi, per carità. Però Francesco, devo dire, rappresenta questa visione in modo unico, anche perché era un magnifico e meraviglioso poeta. E nel Cantico delle Creature aggiunge, diciamo, un Vangelo ai Vangeli. Io direi che il Cantico delle Creature è un quinto Vangelo, perché è breve, ma è il compendio del cristianesimo, di un cristianesimo, di un cristianesimo, dove esiste soltanto l'amore. E l'acqua che va amata, il sole che va amata, robustoso e forte, il sole. Ed egli illumina con grande splendore, altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le laude, la grazia e l'onore, le tombe, le benedizioni. La lingua fantastica, che è mista di latino, di volgare e di, appunto, di italiano volgare. Ed esce fuori una cosa che solo Dante ha superato, ha eguagliato, ha eguagliato. Questa fraternità all'acqua, al vento, alla stessa morte, perfino la morte diventa fraterna all'uomo, non vede il male, ma non perché non lo vede, ma perché lo ama lo stesso. Anche il male, devo dire, non come Gesù Cristo porge l'arcia guancia, che ha qualcosa di problematico, no, nel senso, io amo te che sei malvagio, perché io non posso odiare, non voglio odiare nessuno. Questo è Francesco. Il lupo, la famosa leggenda del lupo, e l'esemplare, il lupo è l'esempio del demonio, il lupo nelle iconografie di diabolico. Quando Francesco rende docile il lupo, non si tratta dell'idea che se tu ami convinci l'altro ad amarti, cosa che vedo molto problematica. Dinanzi al lupo, lui ha lo stesso atteggiamento di amore. Certo, qualcosa di là. E se il lupo se lo mangia? E se il lupo se lo mangia? Ma lui ama lo stesso. Ecco, qui io non voglio stasera, perché francamente non vorrei essere, almeno stasera, problematico, perché certamente non è dubbio che il cristianesimo trova la sua difficoltà quando si tratta di rispondere al malvagio. Non c'è dubbio che il cristianesimo ha la sua difetto, il suo tallone d'Achille in questo fatto qui. Il cristianesimo non sa dare una risposta a come rispondere a chi ti vuole uccidere, a chi ti vuole male. Si dice tu vuoi amare, però quello ti ammazza. Quindi che fai? Ti fai ammazzare? Perché in realtà in tutte queste situazioni non c'è mai il fatto che qualcuno ti ammazza. È vero che Gesù Cristo perdona chi lo uccide, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Mi fermo qui, perché mettere in discussione la morale cristiana è veramente problematica. Personalmente ritengo che la morale cristiana abbia un grande punto debole, ed è non saper dire che cosa bisogna fare quando
ci troviamo dinanzi a chi vuol farci del male. Che facciamo? Non ci difendiamo? Ecco, Francesco sparge sull'umanità questo suo amore e nella sua vita non abbiamo casi in cui qualcuno lo voleva ammazzare, perché saremmo curiosi di sapere che cosa avrebbe fatto, però insomma non abbiamo questo fenomeno, ecco. E questo è un grosso limite della morale cristiana. Certo, c'è il martirio. Una società potrebbe essere martirizzata, o il martirio vale solo per i singoli? Mi fermo qui, perché effettivamente le cose sono molto, molto problematiche. Francesco, quando va anni di predicazione, di amore, giunge alla conclusione che tutto ciò che esiste va amato e va rispettato e coltivato, per cui è il santo degli ecologisti. C'è la pianta, merita rispetto, l'animale merita rispetto, l'acqua merita rispetto, e quindi in questo senso tutto ciò che esiste deve essere rispettato e amato. E lo fece con tale grazia, con tale garbo, con tale sorriso, con tale gioiosità, che già vivendo fu considerato santo. Tanto è vero, è uno dei santi più immediati che esistano. Appena morì lo fece lo santo, ma lo fece prima di morire, perché era impossibile, va a dire. E tra l'altro, cosa incredibile, abbiamo un ritratto celeberrimo di San Francesco d'Assisi, fatto da Giotto, e quindi insomma voi capite che epoca era quella, insomma. San Francesco trova una corrispondenza in Chiara, in Santa Chiara. Anche Chiara era un'aristocratica, una grande famiglia, la quale, venendo a conoscenza di Francesco, accetta la povertà e lo segue, hanno vari incontri, e Chiara, mentre Francesco fonda i frati minori, di cui ora parlerò, Chiara fonda le Clarisse, che è un ordine, diciamo, francescano femminile, però di segregazione. Qual è la regola francescana? La povertà. La povertà. Il francescano, i frati minori francescani devono indossare scarpe poverissime, vestiti, abiti, una con cappuccio e una senza cappuccio, prima due senza cappuccio, poi una con cappuccio e una senza cappuccio, di lana ruvida, nessuna mollezza nel corpo, non devono nella maniera più assoluta toccare di là. È proibito nella maniera possedere anche il minimo dei denari. Devono vivere di elemosina e affidarsi alla provvidenza. Quindi una povertà assoluta. Questa è l'essenza del francescanesimo. I frati minori. Quando Francesco muore, la regola è stata accettata, che è semplicissima, pochi articoli, lo sposerizio con Madonna Roberta, nulla di più di questo, e l'amore per tutto, cioè per questo.
già accade il travisamento del francescanesimo. Costruiscono la più grande chiesa cattolica, una delle più grandi, a Assisi, in Venezia, proprio a questi 18 tra l'altro, e quindi i frati minori cominciano a scalpitare. Ma come? Francesco aveva detto la Madonna povertà e si fa un tempio che cade, allora era più grande di San Pietro, perché non c'era ancora il San Pietro dolce. E quindi accade la prima scissione all'interno del francescanesimo. I frati conventuali, i frati minori, i frati conventuali ricchi, con delle donazioni da parte delle persone che morivano, le opere mie, esaltati da questo grande santo. E qui viene fuori questa antitesi che c'è in tutte le religioni, cioè tra i santi che predicano una cosa e i seguaci dei santi che ne fanno altri. Con brevissimo tempo i monaci francescani diventano, i frati francescani diventano ricchi, corrotti, presi in giro dalla gente, basta pensare a Boccaccio, a Dante, e quindi questo dimostra quanto sia difficile che i messaggi di questi uomini si traducono in realtà pratica. Il santo è una rarità. Allora vuol dire che il francescanesimo non esiste? No, al solito è così nella vita. Sono quei frati buoni che pregano, che girano il mondo, che aiutano i poveri, che aiutano i malati, che si sacrificano per gli altri.